E-Gay Sports. It's in the gay. E ragazzi, dopo la vittoria della Conference League, continuiamo il nostro viaggio col Vanide, anche se ormai agosto è inoltrato fino all'uscita di FIFA 24. Anzi, EA Sports FC 24. Possiamo andare avanti e continuiamo con la promessa che vi ho fatto sul finire dell'episodio scorso, ovvero la rivoluzione a centrocampo. Allora, partiamo ovviamente dalla cosa più brutta, ovvero le cessioni. Allora, abbiamo 10 centrocampisti. Considerate che però Sala, Tchabalala Jacobs e Salinas sono giocatori provenienti dal vivaio. Intanto facciamo una cosa, intanto avanziamo di un giorno, così va avanti il mercato e ci liberiamo di alcuni giocatori. Salinas è andato a West Brom. Quindi ragazzi, tra gli altri, i cedibili sono Peters, Bakker, Andrijašević, Colville, Meyer e Joaquin. Ovviamente andremo a porre il diritto di veto su due di loro, ovvero porrò il diritto di veto su Joaquin e su Bakker, e gli altri finiranno nella ruota della tortura. Due di questi ragazzi lasceranno il Vanide e uno sarà... No, Peters no ragazzi, 76, 29 anni, è un pezzo da 90, ma lascerà purtroppo il Vanide. L'altro ad andarsene sarà Colwill, era un buon prospetto, 22 anni 70, non era male, ma purtroppo così ha deciso il gioco e tra i restanti io vado a cedere Meyer perché veramente non serve a nulla. Per quanto riguarda i tre acquisti ragazzi, comincia il primo giro e lo andiamo a fare nella Bundesliga austriaca, che vi dirò, poteva andare peggio. Andiamo a pescare esattamente dal Salisburgo, dimmi di sì, no, dall'Hartberg, al Salisburgo saremmo andati sul sicuro. Beh, un po' di pippe ci sono qui, mamma mia, che roba. Allora, tra tutti quanti non sono dei fenomeni assolutamente, io vado su Osman Diakite, che forse è quello che mi mostra più fiducia, chiamiamola così. Il secondo lo andiamo a pescare dal campionato e Liga Australiana, esattamente dal Perth Glory, forse diciamo che ci è andata bene, dai. Boh, non so chi cazzo prendere, vado su Giordano Colli, solo per il cognome italiano, ovviamente spaesato. Il terzo, ti prego, dammelo a modo, ti prego. Super League turca, raga, una sfiga assoluta. Qui ci vorrebbe tipo un Galatasaray a salvare la situazione, madonna. Io vado col cognome più comune, Badun Diaye. Si vuole ritirare. Raga, siamo nella merda qua, però essendo che il giocatore che vogliamo non è disponibile, possiamo rigirare la ruota, perché se no ragazzi non ci si leva le gambe. La regola dice, se il giocatore non è disponibile, ce l'andiamo a prendere in Serie D inglese. Queste sono le squadracce ragazzi. Andiamo al Mansfield. Forse era meglio veramente il giocatore della Lega Turca. Direi tra tutti quanti forse Artigan. Madonna, che campagna acquisti del cazzo. E dopo questa merda assoluta dobbiamo assolutamente ragazzi puntare sui giovani della primavera. Andiamo su Colli. 800.000 li vuoi? Vabbè, col 10% va bene. Sporadico, ovviamente. 5 anni. Toh, 2.000 fateli bastare. Il primo, chiamiamolo acquisto, dal Perth Glory, per 800.000 euro, Giordano Colli. Vabbè, ma dove siamo finiti, ragazzi? Trasferimento di Baran. Non è in vendita, sorry. Appena vendiamo Mena, cominciamo anche con i difensori. Prima amichevole stagionale contro il Bochum, simuliamo pure. 3-1. Buono, Brobbey, Andrijašević e Candela. Non male. Jaden Jacobs, rifiuta. Sampdoria, italiani. E gli apriamo il culo, ma Solanke sbaglia un rigore. Male. Salernitana, altri italiani. Se la vinciamo abbiamo vinto il torneo. 1-1. Ah, proprio all'ultima, ragazzi. Però abbiamo vinto il torneo. 2 milioni in più. Prestito di guerra. 9. Colwill, prima offerta. Posso chiedere fino a 2 milioni e 6,50.
Ok, perfetto. Oh, ti levi dal cazzo! Madonna, non lo sopporto più questo. Questo Emiliano Russo diventa forte. Aspetto un pochino e poi lo promuovo. PSV in campionato. Se ne va Colwill. Stato bello, fratello. Ti sei portato a casa due trofei praticamente giocando pochissimo, va bene così. Per ora come trequartista rimarrà Andrija Sjević. Però Guerra è molto vicino a vestire la maglia da titolare. E infatti quasi quasi, ragazzi, io lo porto. Queste sono le nuove maglie, ragazzi. La prima, la seconda e la terza. Andiamo con la terza. Stavolta non è con la Z, è con un'altra squadra comunque biancorossa, ovvero il PSV. E iniziamo. Ah, c'era uno stadio con licenza, infatti non capivo. Philips Stadion. Ok. Va dentro, colpo di testa sulla linea. Sulla linea, salvato. Chi è il numero 4? Sinistro, ancora Franco. Bella, Guerra per Solanke. Solanke, il sinistro. Solanke apre così la nuova stagione su assist. Indovinato un po' di Guerra, che in quella posizione lì lui veramente ammazza tutti. Solanke apre con la sua marcatura la nuova stagione. Inaugura così con un sinistro nell'angolino. No, Jacobs, che cazzata. Oh, ma ce la facciamo a sbrogliarla? Ragazzi, tutti sti rimpalli. Il gioco che non va, è rottissimo. Solo anche Guerra. È regolare. È chiuso, ma è regolare. Destro! 2-0! Che gol! Che passaggio di Solanke che gli restituisce il favore così. Ma però noi a inizio campionato siamo fortissimi. Il problema è poi quando la stagione si fa seria che cominciamo a perdere colpi. Guerra. Peters ha visto dentro. Brobbey fuori. No. Sai Bari, Xavi Simons, ancora Franco. Peters. Sola anche per Brobbey, Brobbey. Calcia quel destro, la parata di Benitez. Potevo avanzare ancora 5-6 metri. Dove è passata? Questo è gol. Invece no, perché c'è Franco. Obispo, la palla dentro. Franco le sta prendendo veramente tutte per ora. Aia, fallaccio. Fallaccio. Sorry, fra. Fallaccio. Joaquin. No, tocca palla finalmente. Peters, campo libero, potrebbe essere uno dei suoi ultimi gol. No, invece è fuori. Si mangia il 3-0. Peters beffato. Duvikas sulla destra, Duvikas. Franco in angolo. Formo Sandrigno per Brobbey. Timber ha visto Formo Sandrigno. L'ha visto. Dentro, era buona! Solanke, ho fatto bene a togliere Brobbey. 3-0 per il Vanide. Contropiede fantastico, perché questa palla alta la controlla sul filo del fuorigioco, si inserisce e segna il 3-0, signori. Possiamo anche andare al risultato qua, tanto. Al massimo si prende il 3-1, appunto. Kai Peters, è arrivato il momento. Posso arrivare a 11 milioni e 4. Mi dispiace, ma mi sa che se ne andrà. Anche qua il Nizza lo vuole, è richiestissimo lui. 9-7, no, è andato al Sassuolo. Offri quanto il Sassuolo? Ah, ecco, perfetto. L'ha chiesto anche l'Aston Villa. No, voi i soldi li avete. Siete inglesi.
i soldi li avete, avete 80 milioni per Tonali, avete 11,4 anche per lui. E ragazzi, si chiude un capitolo tristissimo. Se ne va Peters, uno dei giocatori più forti della squadra, ma io per tenermi il centrocampo centrale che ho un giocatore solo ho dovuto sacrificare le fasce. E questo è stato. Ci mancherai tantissimo. E il titolare, ragazzi, sarà con 10 in meno di overall, ma sarà Jacobs. 18 anni, 66, preso dalla primavera. È una scommessa e va fatto giocare. Se non è la prima con la Z, è la seconda. E simuliamo 1-1. Gol di Andrija Zević. Bro, bay. 4 milioni più... Bah, dai, su. Ciao. Joaquin, ma io questi giocatori non sono in lista. Prendetevi i giocatori che ho messo in lista, no? Excelsior. Ancora 1-1, segna Lunt entrando dalla panchina. Bello. Bellissimo. No, Rosolek, lo vuole qualcuno, attenzione. Potrebbe svoltare il mercato degli attaccanti. Tutto un tratto, tutti vogliono Rosolek. Formo Sandrigno non è in lista e Mena si può cedere. Se ne va un altro, chi è? Appunto Rosolek. Da gennaio si ricomincia la ronda degli attaccanti. Cambur Vanidei, dai. Il Cambur ha 0 punti. E gliene facciamo fare uno noi. Cioè praticamente 3 pareggi. Una vittoria fatta da me e 3 pareggi. Cioè non pensavo che l'accessorio di Peters portasse così tanti danni. 40 milioni la Roma per vicario. Ok. Finisce qua il mercato, molto molto deludente. Giochiamo contro il Goed Eagles. Giochiamo in casa, vi prego. 3-0, Andrija Zević, Jacobs e Brobbey. Perfetto. L'ho detto con la voce di La Russa. Penso che sia una cosa abbastanza negativa questa. Attenzione, Tim Meyer ha un'offerta. Ciò potrebbe rimescolare le carte per il prossimo anno, perché così avremo completato tutti i trasferimenti. Non male come idea. Warwick Vanidee. Tanto Jacobs da 66-2 a 66-4 e a noi va benissimo. 2-2. Ancora sti gol nel finale, ragazzi. Secondo me è un bug assurdo, perché sennò non si spiega. Comunque non ho visto con chi siamo nel girone d'Europa League, non ho guardato nulla. Siviglia, Braga e Apoel. Se non passiamo quest'anno, ragazzi, mi impicco veramente. Tanto Tim Meyer se ne va, il che è buonissimo, perché questo significa che dalla prossima stagione possiamo rifare una ronda, magari speriamo più fortunosa per quanto riguarda i centrocampisti. Però fino a fine anno si rimane così. E andiamo con i super titolari. Anzi, butto un bel guerra qui. Si gioca di giorno sotto la pioggia, ragazzi. È la prima del girone. Guardate che bella maglia che è la prima, così rosso fuoco acceso. Candela, Brobbey. Ha visto solo anche la parata di non mi ricordo chi. Non ho letto. Comunque questo è il nuovo stadio. Guerra! Ancora la parata di Letelier. Stavolta l'ho letto a modo. Grande Bakker. Vede dentro Solanke per Brobbey. La coppia delle meraviglie. Primo gol in Europa League per Brobbey, l'ex Ajax, che hanno offerto 50 milioni per lui, rifiutati in tronco, signori, perché come puoi lasciarti sfuggire un gioiello del genere? Brobbey. Guerra a tiraccio. Franco, dove vai? Franco, dove vai? Marquinhos, perché c'è Marquinhos? Sicuramente un altro. Il sinistro, la prata di Franco in angolo. Stavo per dire Jacobs, ormai ci sono abituato. Guerra, cost to cost, e prende il palo. Questa è una sfiga assurda, ragazzi. Si è fatto tutto il campo, Joaquin, attenzione, dentro, il destro, la parata di Letelier. Era solo anche. Ragazzi, se non vinciamo 4-0 non so cosa dobbiamo fare questa partita qua. Jacobs, per Guerra. I due provenienti dal vivaio fanno 2-0.
l'appoggio lì, basta metterla nell'angolino e sono due signori. Raga, no, abbiamo... No, no, raga, no, solo anche a terra no, non ci voleva, entra Formo Sandrigno al suo posto. Ragazzi, questa è sfiga. Formo Sandrigno, probe, irregolare. Ma se gli tolgono la palla, però. Probe, attenzione! Di rapina! Ancora per Guerra! Ancora per lui! 3-0! Brobbey di assoluta rapina! Su una palla rimessa in mezzo, praticamente imprendibile da parte di Jacobs. Infatti non ci speravo più neanche io, invece Brobbey con la spalla di rapina. Potevo veramente cambiare angolo perché me l'avrebbe parata. 3-0, andiamo al risultato, meglio di così. 4-0, c'è anche il quarto di Brobbey. E adesso però è finito il momento delle gioie, perché... Perché arriva la notizia dell'infortunio. 7 mesi, legamento crociato Solanke. Meyer venduto. Ragazzi, siamo nella merda. Solanke fuori 7 mesi, tutto l'anno. Formo Sandrigno ha 32 anni. Lund ne ha 28 e quindi, per forza di cose, ci va lui. Sarà titolare Lund, non ci sperava più nemmeno lui. E invece a volte ritornano. Fortuna Sittard. Perdiamo. Prima sconfitta stagionale. Nice. Volendam Vanide. Non sta andando per niente bene il nostro campionato per adesso. Però 2-1 ce lo portiamo a casa con Rosso a candela. Però Lund e Brobbey la sbrogliano. La sbrobbano. Braga Vanide. Il Braga ha 0 punti e possiamo giocare con la maglia grigia. Anche se io voglio Guerra titolare. Ancora fuori casa, non è proprio lo stadio del Braga, è il Forest Park Stadium che hanno appioppato anche al Sassuolo, però ce lo facciamo andare bene, dai. Come si sente che non c'è Solanke? C'è 2 minuti di gioco, già dico che si sente che non c'è Solanke là davanti. Beh, un 73 con 81. Timber. Lund. Apre proprio lui. Stavamo parlando male, ma l'ha aperta lui. 1-0. Attenzione al kick-off glitch. Ecco, kick-off glitch. Quanto mi mancava. Che bello che la prima partita dell'Europa League, tutto bene, no? Prima partita, tutto tranquillo, no? Vinci, stravinci, 4-0. Dalla seconda i tuoi giocatori diventano fave. Attenzione a la doppia parata di Franco. Beh, un po' gliela tirata addosso, però la doppia parata. Brobbey, Jacobs, vai 66, vai 66 di Odrol, vai, vai. Gol di Jacobs, pensavo andasse fuori. Il 2-1 del Vanide. Jacobs la mette in diagonale, cioè tutta la stagione scorsa non siamo mai riusciti a fare questo gol. L'ha fatto Jacobs un 66, fantastico. Guerra. Joaquin. Guerra. Bakker. Joaquin. Guerra. Brobbey. Destro. 3-1 su assist di Guerra. Brrrrrrrr. Obbey. Beh, meglio fare il 3-1 che far fare il 2-2 a loro. Ma no, ragazzi. Ma che disimpegno è questo? Quando fanno così è sempre gol, ragazzi. Quando perdi palla così, tu non c'è niente da fare che prendi gol tassativamente, ragazzi. Brobbey Lund. Guerra. Jacobs deve ricominciare. Candela. Guerra. Lund. Fai il doppio assist. Fai il doppio.
doppio assist, 4-2, torniamo su, anzi anche torniamo su, allunghiamo come si era allungato prima, doppio assist di Guerra, che questa partita lui era veramente anonimo. E poi invece Bakker sinistro, la parata di Mateus, un missile aveva tirato. Lunt, ancora lì, ancora lì, ancora lì, la parata di Mateus. Joaquin, Brobbey, ancora Mateus tra le sue braccia. E dormirai serenamente. Giallo. Bravissimo. Guerra per Lunt. Lunt. Madonna, che tiro di merda. Che tiro da schifo. Grande Lunt. Poteva essere il terzo assist di Guerra, ragazzi. Vabbè, 74esimo, io la tento. Hanno fatto il terzo, ovviamente, nel finale, però vabbè. Ho un'offerta di prestito a breve termine per Guerra. Io vi dirò, l'accetto pure. Allenatore Romania. Ehi. Nek Gimenen. Beh, non fatemi la figura barbina, Mi tocca far giocare Mena. Dai. 1-1. Fa gol Lunt. Ha fatto più gol Lunt di Solanke. Qualcuno se ne va. Guerra in prestito per 6 mesi a Lecce. Fa esperienza, a noi va bene così. In campionato contro l'Utrecht. Simulation. Vittoria con Brobbey che sbaglia un rigore, però va bene, Timber la decide. Il terzino destro. Fate voi. La prossima è in casa con il Siviglia, che... Anzi, il Siviglia è la casa dell'Europa League. È diverso, proprio il contrario. Però secondo me un pareggino potrebbe veramente proiettarci verso cose molto molto belle. Intanto voglio sempre lui lì. Sempre lì davanti. Intanto voglio farmi notare che il Siviglia c'ha Kim, c'ha Coop Miners, c'ha Taremi. Va bene, ok, va bene. Secondo me prenderemo una sverniciata di quelle assurde. Jacobs dentro! Ed è saltato l'altro Jacobs! Inaspettatamente! Il Vanide davanti! Contro il Siviglia! Ci ha provato Brobbey prima, ottenendo il calcio d'angolo. E c'è stato questo stacco impetuoso. Fantastico l'assist di Jacobs, che serve per il suo overall a incrementare, che il 66, poverino, mi pare anche un po' troppo scarso per quello che sta dimostrando in campo. No. Perso un pallonaccio, ragazzi. Primo tiro, primo gol. Pedro Neto. Guerra dentro. Brobbey! Rimette subito le cose al suo posto. Al loro posto. 2-1 per il Vanide. Va a esultargli in faccia Timber per dirgli che gran gol che hai fatto, figliolo mio. No, il kickoff glitch, no, però cioè non è possibile che arrivino sempre in porta dopo il calcio d'inizio. Lunt. Jacobs, la parata di Bonu. Raga, li stiamo prendendo a sassate, ma... Io sono sempre più dell'idea che al primo tiro prenderemo gol. Ma adesso la palla ce l'abbiamo noi, Guerra! Se non è una gol, era rigore netto questo. 3-1 per il Vanide. Ancora lui, ragazzi, segna un casino. Cioè, è veramente anormale sto giocatore qua. È anormale, è un 67, ma è rottissima la sua posizione. Lunt per Guerra, la parata di Bonu. Vabbè, gliel'avevo alzata giusto così per pariare. Se facevo un gol del genere mi alzavo e me ne andavo. No, Neto,
3-2 ragazzi. E tiri due gol. Che partita che giochiamo. C'è bisogno del pallottoliere davvero. Lunt. Per Brobbe in palo. Buono. Arbitro buono. Arbitro buono. Morte Lunt la messa. Morte Lunt la messa. Morte Lunt la messa. 4-2. Non ancora finito primo tempo ragazzi. Quanto è rotto questo gioco. È rottissimo. Guardate come il gioco tiene in campo la palla. Guardate come il gioco ha tenuto in campo la palla apposta. È tua, è tua. Oh, godo. Brobbey. E c'è il pallonetto dell'umiliazione di morte Lunt. Il 5-2. Non mi aspettavo mai di fare un risultato così col Siviglia. E invece morte Lunt col gol più bastardo dopo quello della merda, ovvero il pallonetto, fa 5-2. E a questo punto oso fare questo. E si è preso un gol e è stato espulso Bakker. Ma perché? E poi è entrato Brozovic. Ok, va bene, tutto in regola. Vani dei Twente. 2-0. Spaziamo via tutti i doppietti di Brobbey. PSV Vanide, Coppa d'Olanda. E qua finirà la nostra avventura sicuro. Infatti. Gol di Ledesma. Brobbey, bravo che sbagli. Due rigori di fila, bravo, complimenti. Raga, ho trovato un portiere 65. Ma è una cosa assurda questa. Portiere 65, così bam. Peccato che noi di porteri forse l'unico ruolo in cui siamo veramente a posto, perché Frank è già un 72 e De Jong in Olanda è un 68. E men vanide, dai, non fatemi una figura di merda anche adesso, 2-0. Doppietta di Brobbey. Tanto segna solo lui qui.